Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile. Non se ne parla più oppure se ne parla poco, come se la malattia fosse stata debellata. Ma non è così perché purtroppo di AIDS se ne deve parlare ancora, patologia che continua a colpire, causa morti ad esempio nei paesi meno sviluppati, mentre da noi tante persone non sanno di essere sieropositive. Fortunatamente per questa patologia la ricerca scientifica va avanti e noi ci sentiamo di condividere l'esortazione che da più parti è stata avanzata a proposito di AIDS, non abbassare mai la guardia. Di questo vogliamo parlare oggi in questa puntata di Medicina Facile, grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite. Ve lo presento subito e volentieri. Buongiorno e benvenuto nei nostri Buongiorno, studi buongiorno a al lei. dottor Alessandro Grimaldi. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Dottor Grimaldi, direttore, unità operativa complessa, malattie infettive, ospedale San Salvatore dell'Aquila, nonché docente di malattie infettive all'Università Aquilana. Perché, le chiedo subito, oggi si parla poco di AIDS, dottore? È una patologia debellata oppure è sottovalutata e ancora sotto traccia? Ma vedo con preoccupazione che negli ultimi tempi si fanno sempre meno campagne di prevenzione, probabilmente perché c'è l'idea sbagliata che siccome oggi possiamo in qualche modo contenere l'infezione, abbiamo dei farmaci efficaci, allora si pensa che la malattia sia scomparsa, ma il virus è tra di noi, circola, non vorrei fare terrorismo, ma purtroppo c'è e continua ad esistere. Il fatto di aver delle ottime terapie non significa che poi noi dobbiamo necessariamente arrivare, diciamo, a dimenticare il virus, nel senso che oggi abbiamo delle terapie molto efficaci che si chiamano ART e che dalla metà degli Certo. anni 90 hanno cambiato la storia dell'infezione. Il vero problema è che l'infezione è ancora tra di noi, è diffusa e vedremo pure dai dati Certo. che io illustrerò che insomma è abbastanza importante il fenomeno. Anche in questo caso, vale sempre prevenire meglio che curare, Assolutamente sì, assolutamente sì, e il messaggio va no? Certo. rivolto soprattutto ai giovani. Anche. Senta, come avviene la trasmissione Ma la dell'AIDS? trasmissione avviene, come sappiamo, soprattutto per via sessuale. Oggi è sempre più raro che possa avvenire attraverso trasfusioni o magari trapianti o cose di questo genere. Mentre, diciamo, la causa principale, più delle volte, sono i rapporti sessuali. Tanto Se stiamo noi vedendo andiamo a la prima vedere diapositiva che abbiamo preparato. rapporti sessuali non protetti, Certo. ovviamente, sia di tipo eterosessuale che omosessuale, diciamo oggi c'è una tendenza all'aumento dei rapporti della diffusione dell'AIDS attraverso i rapporti omosessuali, poi con il sangue e i suoi derivati, ma questo per fortuna è sempre più raro. Poi non dobbiamo dimenticare, soprattutto in alcuni paesi dell'ex terzo mondo, diciamo così, quindi soprattutto dell'Africa subsahariana, che c'è ancora una percentuale elevata di trasmissione verticale, cioè dalla madre al Certo. feto. E in rarissimi casi, come dicevo prima, trapianti di organo e di tessuti o nei casi di inseminazione artificiale, ma in casi estremamente limitati o Certo. sfortunatissimi, che oggi non esistono più, dovrebbero essere proprio nel periodo finestra, oggi abbiamo però, diciamo, metodi che ci permettono di annullare e di azzerare Questo. questo rischio. Quindi quest'ultimo caso è, diciamo, inesistente. Non li prendiamo quasi in Non lo prendiamo in considerazione, diciamo considerazione così. perché ormai sono sicurissimi i Altra controlli. diapositiva che abbiamo preparato sempre per spiegare bene come si Sì. Beh, trasmette dopo un rapporto anale o genitale non protetto, ed è quello sul quale lei metteva una delle molto. domande che mi rivolgono di più i pazienti che arrivano, cioè i presunti pazienti Sì? o coloro che hanno avuto rapporti a rischio, ma quante possibilità ho di infettarmi? In realtà la possibilità di infettarsi è abbastanza bassa con un singolo Certo. rapporto, poi dipende molto, diciamo, dai partner, no? Perché non tutti i partner sono uguali. Un'altra cosa che è importantissima è se questi pazienti hanno, diciamo, meno lesioni genitali e quindi se hanno, diciamo, altre malattie a trasmissione sessuale, cioè non so se hanno lesioni di continuo sulle Certo. mucose causate da herpes, da sifilide, è chiaro che questo rende più facile il contagio. E l'altra domanda che ci rivolgono spesso è se attraverso rapporti orali. È raro, però
teoricamente è possibile, però diciamo che i rapporti orali in genere trasmettono difficilmente il virus. Abbiamo altre due diapositive in cui invece viene spiegato bene come l'HIV, l'AIDS non si trasmette. L'HIV sicuramente non si trasmette come qualcuno pensava, con stretti di mano, con le lacrime, col sudore, con la saliva, con rapporti diciamo che non siano rapporti sessuali e né tantomeno con l'uso di toilette, piscine, certo, sane, luoghi pubblici o telefoni pubblici, né le stoviglie no, e quindi bicchieri, stoviglie, possiamo stare tranquilli, e né tantomeno col morso degli insetti, quindi con le punture d'insetto, e questa è un'altra domanda che mi si fa spesso. Ultima diapositiva che abbiamo preparato per questa serie, eccola qua, le modalità trasmissione sintetizzate in questa slide. In questo grafico, quindi, ecco, quello che veramente trasmette in maniera importante il virus sono soprattutto i rapporti sessuali non protetti, quindi i rapporti sessuali dovrebbero essere protetti con partner sconosciuti o potenzialmente a rischio. L'altra modalità che è in calo ma è sempre esistente e potrebbe in qualche modo un po' riemergere, anche se ormai le abitudini sono cambiate, è quella della trasmissione attraverso le siringhe infette, cioè le droghe iniettate per via endovena. Erano quasi scomparse, oggi c'è una tendenza all'aumento di nuovo dell'uso di eroina, però diciamo c'è pure una maggiore consapevolezza da parte di chi fa uso di queste droghe, che le siringhe si possono trovare facilmente e quindi di non usare in comune le siringhe. Assolutamente sì. Diffusione nel mondo, in Europa, in Italia, età e sesso, abbiamo una serie di slide, le possiamo cominciare a far vedere, il dottor De Valli ce le può spiegare. Come si vede da questa carta, i colori più scuri evidenziano le aree dove c'è maggiore prevalenza, c'è maggiore diffusione del virus, e riguardano soprattutto determinate aree dell'Africa subsahariana in primis, ma non trascurerei anche altre zone del mondo come le ex repubbliche sovietiche e il sud-est asiatico, paesi come la Thailandia, la Birmania, la Cambogia e qualche paese del sud, centro-sud America. Questo come mondo. Qui invece siamo in Europa. Diciamo complessivamente che nel mondo sono interessati in questo momento al contagio circa 40 milioni di persone. L'Europa diciamo sicuramente sta meglio, però in Europa bisogna distinguere un po' la situazione che riguarda i paesi dell'Unione Europea intesa come Unione Politica Europea, i 28 paesi, dove c'è una certa stabilizzazione del numero di nuovi contagi. Ci sono nuovi contagi in maniera considerevole, ma non sono altissimi, mentre sono molto più alti e contribuiscono in maniera rilevante al numero complessivo, soprattutto, come dicevo prima, l'Unione Sovietica, l'Ucraina e qualche altro paese. Tra i paesi dell'Unione Europea sottolineerei forse diciamo una maggiore prevalenza di nuovi casi, soprattutto in alcuni paesi delle ex repubbliche baltiche, come l'Estonia, dove c'è una prevalenza superiore alla media europea. Andiamo avanti con le diapositive. Questa, dottore? Questa è l'Italia. Questa è l'Italia. L'Italia, diciamo, l'andamento delle nuove infezioni è sostanzialmente diciamo, stabile negli ultimi anni. Quello che però diciamo, forse è in controtendenza e che fa suonare il campanello d'allarme è che diciamo, la fascia di maggiore diffusione è tra i 25, 29 e 30 anni, quindi tra i giovani. 25, ma 30. Mentre diciamo, nelle varie fasce di età più o meno il virus, diciamo, il numero dei nuovi contagi è stabile, nelle, diciamo, nei pazienti, nella fascia di età degli adolescenti, cioè tra i 15 e i 19 anni, si nota, è l'unica fascia dove si nota un incremento. E questo ovviamente è un fattore estremamente è negativo, perché potrebbe essere sintomatico del fatto che diciamo, tra i giovani c'è scarsa conoscenza del problema e c'è scarsa percezione del pericolo. Quindi forse bisognerà tornare, secondo me, a fare campagne di prevenzione, benissimo, soprattutto campagne di prevenzione, e forse io sono stato di recente anche in delle scuole
E devo dire che secondo me, visto che reintrodurremo un po' di educazione civica, anche un po' di educazione sanitaria, non farebbe male, perché i dati UNICEF ci dicono che da qui al 2030 il numero di nuovi contagi tra gli adolescenti potrebbe sfiorare nel mondo i 400.000 casi. Cioè potremmo avere una città come Bologna che si infetta per il virus dell'HIV. Sesso, ecco, qui sempre riguarda i fattori di rischio legati sempre all'Italia, se più donne o più uomini? In questo momento, diciamo, in Italia la prevalenza è tra gli uomini, però nella fascia degli adolescenti prevale il contagio tra le donne rispetto agli uomini. Altre diapositive che abbiamo preparato, eccole qua, proprio tra le donne, questo che stava dicendo il dottor Grimaldi. Beh, tra le donne notiamo che fondamentalmente oggi un terzo dei nuovi contagi denunciati in Italia sono tra gli stranieri e mentre nelle donne italiane diciamo, il numero dei nuovi contagi è stabile o tendenzialmente poco più basso, c'è una leggera riduzione, nelle donne straniere invece si nota un leggero aumento. Quindi perché questo? Probabilmente perché diciamo, non c'è, alcuni magari potrebbero già avere diciamo, il virus a paesi di provenienza, altri invece potrebbero non avere una percezione adeguata della problematica e quindi non avere sufficienti conoscenze per prevenire l'infezione. Ultima diapositiva che abbiamo preparato è questa che sta per andare in onda, eccola qua, l'AIDS in Italia. Ci sintetizza un po' qual è la situazione nella nostra regione. No? Questi numeretti sostanzialmente cosa indicano? Il numero di nuovi casi per 100.000 abitanti. Ecco, l'Abruzzo per esempio è 3,4 nuovi casi, dati 2017, quindi nuove diagnosi per 100.000 abitanti. Proprio in Abruzzo negli ultimi anni avete fatto uno screening sulle malattie infettive. A proposito di AIDS, che cosa è emerso? Beh, c'è una, forse lo fa, ecco, c'è questa diapositiva che indica i nuovi contagi, sia il numero totale di nuovi casi, sia la percentuale che è la linea scura. Sì. Cosa indica? Indica che tendenzialmente siamo stabili e attraverso lo screening abbiamo diciamo, messo in evidenza anche un leggero incremento, oppure perché c'è stato un lavoro di approfondimento attraverso diciamo, questi test che noi abbiamo un po' diffuso tra la popolazione, forse potremo vedere nella prossima diapositiva se ce l'abbiamo. E questi sono i motivi per cui spesso si va al test, ci si può andare perché uno magari ha segni o sintomi correlati all'infezione, quindi uno ha un qualcosa che pensa possa essere in qualche modo riconducibile all'infezione, oppure spesso perché magari, che ne so, negli ultimi tempi si sono avuti comportamenti a rischio con partner sconosciuti, qualche volta occasionalmente perché uno va in ospedale, non so, deve fare un intervento chirurgico e fa quindi una serie di test. Ricordo sempre anche che per altre patologie vengono scoperte casualmente facendo degli altri accertamenti diagnostici. Anche se ricordo che per il test dell'HIV ci vuole sempre l'autorizzazione del paziente, quindi ci vuole sempre diciamo, il consenso informato. Questo ha fatto benissimo, è una regola fondamentale, visto che abbiamo regole molto severe in materia di privacy nell'ambito sanitario, quindi è bene ricordarsi che bisogna chiedere il consenso e per i minori bisogna che ci sia il consenso dei genitori. Quali altri esami e accertamenti si fanno per così diagnosticare questa patologia? Ma il test è semplicissimo, tutto sommato oggi abbiamo la possibilità di dare delle risposte in maniera molto rapida, cioè nel giro di 24 ore già teoricamente sarebbe possibile dare questo la risposta. Questo è quello che è stato in Abruzzo. Il test è noi andiamo a dosare gli anticorpi. Quello che bisogna ricordare è che dal momento in cui c'è il contagio, al momento in cui compaiono gli anticorpi, mediamente possono passare 6-8 settimane, questa è la media, poi in alcuni casi molto più precocemente si formano, in altri casi. Abbiamo altri test che possono individuare il virus anche più rapidamente. Al test positivo ricordiamoci sempre che se deve seguire obbligatoriamente un test di conferma, perché qualche volta, e voglio tranquillizzare alcuni, a seguito di alcune pratiche, per esempio vaccinazione per l'epatite B, qualche volta abbiamo individuato dei casi di falsi positivi.
Quindi attenzione, il test positivo deve essere sempre accompagnato da un test più raffinato di conferma e da altri esami, diciamo, più approfonditi. Questo è praticamente se torniamo un attimo su quella diapositiva, sì, c'è anche quella rima baciata, no? Fai il test. Sì. Beh, il pubblicitario qui è stato molto abile perché insomma suona bene, cioè, fai il test anche tu, suona bene e diciamo innanzitutto dove si fa questa cosa, sì, si fa nei quattro capoluoghi di provincia più ad Avezzano e a Vasto, nei reparti di malattie infettive. Attraverso questo test noi andiamo ad individuare, a screenare alcune cose, innanzitutto il virus dell'HIV, la presenza, poi il virus dell'epatite B, dell'epatite C e la sifilide. E come vedete, diciamo, in questi anni abbiamo fatto quasi 15.000 test nei 6 centri abruzzesi, con risultati tutto sommato interessanti, perché se andiamo a vedere quasi il 10% di questi test sono risultati positivi, quindi abbiamo messo in condizioni queste persone di avere coscienza che avevano una malattia infettiva e quindi soprattutto di potersi curare. Perché questo è importante? Perché per esempio noi adesso in questo momento vediamo l'HIV, a parte che magari qui ci sono persone che avrebbero scoperto tardivamente di avere l'infezione, e più si scopre tardi l'infezione è ovviamente più difficile curarla. Certo. Quindi è importantissimo da questo punto di vista fare anche una diagnosi più veloce possibile, perché più si va avanti e più il virus si impadronisce anche degli angoli, diciamo così, più remoti dell'organismo. Cosa sono i test rapidi, dottor Grimaldi? Ma i test rapidi è qualcosa che si affascerà nel breve, diciamo che già cominciano a essere abbastanza utilizzati laddove hanno una loro utilità, tipo i paesi africani, no? Dove si sono cominciate a fare delle campagne, per esempio tra le prostitute di alcune città del Congo, Kinshasa, dove c'è la necessità di avere una risposta rapida per capire se, per esempio, non so, uno sta avendo un rapporto a rischio con una persona contagiata o meno. E sono test che si fanno un po' come si fanno altri esami del sangue, cioè come si potrebbe fare per intenderci una glicemia, cioè si prelevano una goccia di sangue o un test di gravidanza, chiaramente sono un po' meno sensibili degli altri test, si possono fare anche nella saliva. Però diciamo in questo momento non hanno ancora una grande diffusione perché teoricamente richiederebbero anche una presenza del medico. Certo. Perché l'altro problema che si è avuto in Africa è che magari siccome sono test di autodiagnosi, cioè uno se li fa da sé un po' come il test di gravidanza, a volte non si interpretano correttamente, cioè le popolazioni locali non hanno la capacità di interpretarli correttamente. Però ecco, attraverso come al solito campagne di informazione si potrà arrivare anche attraverso questi test, io credo, a ridurre il contagio. Ho avuto un rapporto sessuale sospetto, dopo quanto tempo è consigliabile che io mi sottoponga a un controllo? Ma in genere, come dicevo prima, ci può essere quello che si chiama periodo finestra per la comparsa degli anticorpi, però se è un rapporto molto a rischio ci possono essere anche esami o test che riescono a individuare il virus in tempi molto rapidi. Più o meno? Ecco, ma si può iniziare a fare un dosaggio della carica virale, però poi va ripetuto nel tempo il test, se si vanno a dosare solo gli anticorpi, perché l'anticorpo non è altro che la risposta al virus. L'anticorpo comincia a essere dosabile in quantità sufficienti nel sangue dopo almeno 6-8 settimane, questa è la media, però è chiaro che potrebbe comparire quindi molto prima mezzo, o anche dopo, certo. Siamo nell'ambito di un range che è variabile. E poi mi devo sottoporre certo, a ulteriori... Ci sono test più sensibili che invece ci potrebbero individuare poche copie del virus nel sangue e quindi arrivare rapidamente a una diagnosi, insomma. Quali segni, quali sintomi accuso nella fase di incubazione, si dice così, dottore? Bisogna distinguere tra una temporanea fase acuta, che per intenderci diciamo dà dei sintomi che ricordano molto l'influenza. Quindi bisogna stare molto attenti a non generalizzare. Non vorrei che adesso tutti i telespettatori che hanno sintomi riconducibili all'influenza. Questi sono sintomi particolari, diciamo pure che il contagio dell'HIV, come abbiamo detto, c'è, ma non è così facile, un caso su 300 con singolo rapporto sessuale. Però ecco, se io teoricamente
contraggo l'HIV dal momento dell'evento, a distanza di 15 giorni succede che potrei avere della febbre, dei linfonodi ingrossati, potrei avere delle macchioline sulla cute un po' tipo morbillo, rosolia. Potrei avere, diciamo, diarrea, mal di testa, sintomi che però rimangono specifici e possono riguardare, lo voglio dire, tantissime altre patologie infettive. E così come poi questo virus, diciamo, si inabissa un po', no? E per anni potrebbe rimanere, dopo questa temporanea fase acuta, diciamo, in uno stato di latenza, cioè non dare segni evidenti di sé. In realtà poi non è proprio così, cioè nel senso che all'interno dell'organismo comincia subito una battaglia titanica tra il nostro sistema immunitario che tenta di eliminare il virus e, diciamo, il virus stesso. Cosa succede però nella sostanza? Che il nostro sistema immunitario vince tantissime battaglie, ma alla fine per sfiancamento, se non interveniamo con i farmaci, rischia di perdere la guerra. E nel momento in cui sta perdendo la guerra vengono fuori i sintomi veri legati all'HIV, cioè le vere manifestazioni. Cioè tutti i veri sintomi, le vere malattie HIV correlate, quindi le infezioni opportunistiche più importanti, tra cui ricordo una su tutte, la polmonite da pneumocistis. Allora, citiamole queste patologie correlate, abbiamo anche delle diapositive, così il dottor Grimaldi ce le può spiegare. Beh, qui c'è un lungo elenco che io, per non annoiare... infezioni batteriche... Innanzitutto dobbiamo dire che il calo delle difese immunitarie legato all'HIV, cosa fa in fondo l'HIV? L'HIV penetra nell'organismo e ha un target specifico, ha un bersaglio specifico che si chiama linfociti CD4, che sono linfociti T, e quindi di fatto distrugge questi linfociti T e ne provoca un calo. Siccome i linfociti T sono i registi del sistema immunitario, quelli che coordinano tutta l'attività del sistema immunitario, in particolare dell'immunità cellulomediata, è chiaro che nel momento in cui le difese immunitarie calano, si abbassano, vengono fuori malattie, non solo infettive, attenzione, ma anche tumori. Per cui correlati all'HIV ci sono alcune infezioni, come per esempio la polmonite da pneumocistis, che è la causa più frequente di morte. La pneumocistis è un fungo che normalmente non colpirebbe mai un soggetto immunocompetente. Lì si vede una radiografia, questa è una classica immagine che noi chiamiamo a vetro smerigliato, cioè si vede questo polmone un po' tutto bianco, così sembra quasi un vetro smerigliato, in basso a sinistra, oppure delle manifestazioni molto importanti come una candida oroesofagea. È chiaro che io posso avere anche la candida per altri motivi, perché ho fatto prolungate terapie antibiotiche, perché ho altre malattie, però in questo caso può essere un campanello d'allarme importante, oppure vediamo dall'altra parte della diapositiva, quelle gambe, e quelle sono, è un sarcoma di Kaposi, è un tumore. Quindi collegati all'HIV ci possono essere dei tumori. Comunque in quei due casi ha già camminato molto la patologia. Quelli sono i casi in cui la malattia si trova in una fase avanzata e sono quei casi in cui noi non dobbiamo mai arrivare a diagnosticarlo così. Ecco perché dobbiamo fare campagne di prevenzione. Senta, è ancora, possiamo dire, nel 2019 considerata una malattia mortale l'AIDS? L'AIDS colpisce 42 milioni di persone nel mondo e teoricamente oggi, se noi interveniamo precocemente, è una malattia poco mortale. Io nella prossima diapositiva volevo far vedere questa diapositiva qui, se lei ci fa caso, vede che c'è un picco intorno alla metà degli anni 80, poi progressivamente assistiamo a un crollo. Quando comincia il crollo, la svolta? Intorno al 1997, quando noi introduciamo questa nuova combinazione di farmaci antivirali che aggrediscono il virus in varie fasi della replicazione. Questa terapia si chiama ART e con questa terapia noi siamo riusciti ad abbassare, diciamo, in maniera significativa il numero dei decessi. Quindi oggi si può convivere con l'AIDS, ovviamente curandosi,
e nello stesso tempo, diciamo, abbiamo reso la malattia, non dico cronica, ma sicuramente una malattia più. Esiste la possibilità di prevenire il contagio? La prevenzione passa esclusivamente attraverso l'astensione dai cosiddetti rapporti a rischio? Beh, l'astensione, insomma... Sono stato drastico. L'astensione è chiaro ci si può proteggere. A quel punto, insomma, è difficile potersi contagiare. No, io direi che non è nemmeno necessario l'astensione. Innanzitutto proteggersi. Se il partner è sconosciuto, uno può usare il profilattico, mezzi di prevenzione, attraverso controlli ovviamente costanti, fare il test ovviamente, ma ci sono anche altre forme di prevenzione più avanzata, soprattutto per i soggetti a rischio. Noi abbiamo probabilmente un sommerso di cui non ci rendiamo conto in Italia e che potrebbero essere 15-20 mila persone che sono sieropositive senza sapere di esserlo. Io addirittura, l'ho detto in presentazione. Esatto. E questo è il grosso problema. Attraverso quei test che noi facciamo tentiamo di andare a scovare proprio queste persone che potrebbero in qualche modo appartenere a questo gruppo. È un bel numero, 15-20 mila persone. Beh, insomma, è importante. Poi ci sono delle implicazioni importanti, ma soprattutto ci sono 6 mila persone che hanno i segni e i sintomi in fase avanzata della malattia. Quindi purtroppo sono i... Queste sono quelle che arrivano tardi alla diagnosi. Non vogliono rendersi conto di... Abbiamo cominciato a rivedere qualche caso di sarcoma di Kaposi, proprio perché qualcuno potrebbe avere la tendenza a fare lo struzzo, a mettere la testa sotto la sabbia e a non vedere. Senta, come giudica il vaccino che è terapeutico e non preventivo? Ricordiamolo. Per i malati di AIDS potrebbe cambiare qualcosa? Ma qui ci sono due sperimentazioni in atto, una che riguarda i bambini e questa la ritengo molto importante perché sul bambino che si contagia intra o peripartum e qui in questa sperimentazione, questa innanzitutto diciamo, è una slide che riguarda la prevenzione nei paesi diciamo, dell'Africa subsahariana dove una campagna di educazione molto importante si è riuscita ad abbattere, ecco l'importanza della prevenzione, e si è riuscita ad abbattere la trasmissione verticale in maniera molto significativa. Addirittura, guardi il Burundi, 84% di contagi di trasmissione verticale da madre a feto. È un grande risultato certo. Questo, perché cosa significa? Che attraverso l'educazione delle mamme noi preveniamo i contagi al feto. Oggi ci sono molti modi per prevenire questo contagio, a cominciare dal fatto che si spiega alla donna che non deve allattare al seno, si prendono tutte le precauzioni, si fanno le giuste terapie. Sì. Però se andiamo a vedere, tornando al discorso dei vaccini, dobbiamo dire una cosa, a onore del vero, che non esiste un vaccino preventivo, perché sennò avremmo risolto il problema. Cioè non esiste un vaccino in grado di prevenire e di proteggerci dal contagio. Però esistono vaccini terapeutici. Cosa può succedere? Per esempio nel caso dell'Epical, questa campagna vaccinale che riguarderà 100 bambini dislocati un po' in alcune aree del mondo diverse, di cui fa parte anche il Bambin Gesù e altri centri italiani, il Karolinska Institute svedese. Ebbene, in questa campagna, nell'utilizzazione di questo vaccino, cosa si prevede? Che ci possano essere un centinaio di bambini che per motivi legati alla tossicità della terapia oppure alla scarsa, alla difficoltà di approvvigionamento del farmaco, alla scarsa compliance delle famiglie, cioè alla scarsa capacità di seguire la cura correttamente, non possano fare la terapia antivirale. Allora, dopo un'iniziale terapia antivirale, costoro potrebbero essere trattati con un vaccino che di fatto tiene sotto controllo il virus. E questo vaccino potrebbe dare dei risultati interessanti. Perché nei bambini? Questo è importante. Perché nei bambini si interviene molto precocemente. E questa è una delle sfide future. Cioè, cosa significa? Noi attraverso i farmaci riusciamo a bloccare la diffusione del virus nell'organismo. Più interveniamo precocemente, più il virus colonizza con difficoltà anche gli angoli più remoti, diciamo tra virgolette, del nostro organismo. E qui potrebbe avere un'importanza fondamentale. Quest'altro invece è un altro vaccino, no, dottore?
che agisce è il, diciamo, un fiore all'occhiello della nostra ricerca italiana, italiano questo. Della dottoressa Barbara Enzoli, è l'antitat, che si è scoperto che combinato alle terapie antivirali riduce molto la riserva del virus nell'organismo, perché il virus tende, e questa è la, diciamo, la difficoltà nell'eliminarlo, perché le cure bloccano il virus ma non lo eliminano, perché sostanzialmente questo virus si nasconde all'interno delle cellule e soprattutto negli angoli più remoti del nostro organismo, a cominciare dal sistema nervoso centrale. Può rimanere lì allo stato di latenza, quindi andare a scovarlo e abbassare questa riserva può essere un fatto estremamente importante. C'è anche qualche caso, io veramente una manciata di secondi, c'è stato anche qualche caso nel mondo di persone che sono guarite dall'HIV. Sì, ci sono stati un paio di casi, il primo il caso Berlino, dopo trapianto di midollo, sì, per malattie emolinfopoietiche. Sono casi che lascerebbero sul piano teorico ben sperare, cioè si potrebbe tentare in alcuni soggetti, certo, particolari, anche, diciamo, una terapia che arrivi, come abbiamo fatto per l'epatite C, alla cure, cioè all'eliminazione del virus. Totale. Però qui ancora c'è molto da fare, c'è molto da vedere. Quindi, insomma, la ricerca sta andando avanti, sta lavorando? Sta lavorando, la ricerca sta andando avanti perché l'obiettivo quale sarebbe? Cioè l'obiettivo di ogni cura, di ogni cura antinfettiva è sempre quello dell'eradicazione dell'infezione. Ci abbiamo l'ultima diapositiva, che sì, è qua, eccola qua. Ecco, diciamo, gli inglesi la chiamano la cure, cioè la possibilità di eradicare l'organismo dall'individuo. Cosa bisognerebbe fare? Siccome il virus si va a annidare in questi santuari, in questi luoghi dove è difficile si chiamano così in termini scientifici, santuario, perché proprio lì, diciamo, il virus trova una sua protezione ed è difficile raggiungerlo. Allora, siccome si integra all'interno delle cellule, bisognerebbe, il motto è shock and kill, cioè farlo uscire, cioè spurgare le cellule del virus e quando il virus esce attaccarlo e colpirlo. In questo modo si potrebbe avere una speranza futura di eliminare definitivamente il virus dall'organismo, ma siamo ancora lontani. Grazie, noi naturalmente cercheremo di confortare questa speranza magari intervistando, speriamo che la ricerca, ospitando ancora il dottor Grimaldi, a vedere che punto è la ricerca sull'AIDS. Grazie a lei e ai telespettatori. Grazie al dottor Alessandro Grimaldi, direttore unità operativa complessa malattie infettive ospedale San Salvatore dell'Aquila, con lui abbiamo parlato di AIDS, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione, grazie a voi telespettatori, con voi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.